Ci sono le promo nel tuo marketing? Ecco, se uso la parola promo, probabilmente stai pensando a qualche cosa che ha una connotazione negativa. Promo non sta solo per promozione, cioè per la connotazione negativa di questa parola, cioè non è la promozione del supermercato. Promo la intendo come stimolo. Oggi le imprese spesso vendono piatto, cioè costantemente le stesse cose durante l'anno senza nessun tipo di stimolo verso il mercato, quindi gennaio uguale a febbraio, che uguale a marzo, uguale a aprile, vendo gli stessi prodotti, gli stessi servizi, tutto uguale, più o meno alla stessa tipologia di clienti, non c'è nessuna azione di stimolo verso il mercato, quindi questo è il concetto di promo come stimolo, come elemento di novità, come oggetto per il quale il tuo interlocutore dovrebbe darti ascolto. Tu hai bisogno delle promo proprio perché hai bisogno di farti ascoltare. Per farti ascoltare hai bisogno di elementi di novità, di freschezza, di innovazione, che non significa aver scoperto chissà che cosa o aver inventato chissà qualche cosa di nuovo. Spesso basta girare la frittata in maniera intelligente per ottenere l'effetto novità. Quindi la promo significa avere proprio elemento di novità. Il consiglio che ti do, lato B2B, probabilmente non ti servono rispetto ad altri progetti business to consumer dove hai bisogno di promo frequentissime. Quindi si cerca magari nel calendario gli eventi, le festività, le cose per inventarsi chissà che cosa. Tu puoi mettere in piedi un programma tale per cui per quarter durante l'anno ti fai 4 promo, fai 4 offerte, fai 4 proposte che hanno funzione di stimolo verso il mercato, forti, strutturate, ma possono bastare anche meno, possono essere anche una a quadrimestre, possono essere 3 momenti tosti durante l'anno in cui esci verso il mercato con elementi di novità, con elementi di freschezza. Ripeto, ribadisco, qua dipende anche un po' dal mestiere che fai, da qual è l'oggetto di vendita. Ma la domanda che ti faccio, su cui magari mi interessa molto il tuo feedback, il tuo commento, è: utilizzi le promo nel marketing? Ci sono le promo nel tuo marketing? Se la risposta che ti dai è no, inizia a pensare come partire con questa attività. Non farlo a casaccio, non buttarti così ad inventarti delle cose senza una ragione, pianifica. Quindi il mio consiglio è: pensa a 12 mesi, quali saranno le promo dei prossimi 12 mesi, a prescindere da quale momento dell'anno tu stia ascoltando questa videopillola, a prescindere da quando inizi. Ragiona su base 12 mesi, quindi qua non conta l'anno solare, poi abituati a farlo naturalmente come i piani di marketing per anno solare. Pensa alle promo, usa le promo perché i clienti vanno stimolati.